Assessore Febbo, bilancio positivo per la Fira e si continua a lavorare, tra l'altro, dopo anche la delibera di giunta per la fusione con Abruzzo Sviluppo. Sì, un dato positivo che da anni non si verificava e questo dimostra che insomma, il cambio c'è stato, un cambio importante, un cambio che porterà a questa fusione tra le due società in-house che la Regione ha per arrivare finalmente ad una finanziaria regionale degna di una banca ai sensi dell'articolo 106, ciò che mancava e ciò che da tempo avevamo scritto anche sul programma prima elettorale e poi di governo per dare una risposta diciamo, al sistema creditizio che purtroppo oggi in Abruzzo non vede una banca con il cervello pensante in Abruzzo. Tra l'altro è ripresa l'attività industriale nella nostra regione, soprattutto dell'automotive, le aziende hanno ripreso a produrre, questo è un altro dato significativo in questo periodo. Beh, un dato significativo perché la ripresa c'è stata, la vediamo con un po' di preoccupazione perché c'è un drammatico calo delle immatricolazioni, il 94%, e noi siamo preoccupati perché in Abruzzo, insomma, abbiamo diverse aziende importanti che si occupano, c'è un distretto, insomma, fondamentale. Ci auguriamo, stiamo leggendo, seguendo con attenzione i provvedimenti del governo che speriamo che da un sistema di assistenzialismo che va anche bene si passi invece a un sistema però di investimento sul lavoro e quindi di dare anche risorse per un settore che ne ha sicuramente necessità, come già hanno fatto altre nazioni. Qui basterebbe solamente concedere degli sgravi anche di natura fiscale, bonus ecologici per riattivare il motore delle macchine. Siamo un pochino più tranquilli su Sevel che produce un tipo di furgone che non dovrebbe, ci auguriamo, avere grosse problematicità. Chiaramente ogni nostro discorso viene rinviato a settembre-ottobre dove cominceremo a vedere che cosa si sta mettendo in campo. Tra l'altro, lei nelle prossime ore, assessore, avrà anche importanti incontri, restando in argomento. Sì, noi ci confrontiamo con le organizzazioni datoriali e sindacali su cui diciamo, c'è stato un confronto indiretto tramite lettere, invece oggi lo facciamo direttamente. Noi per spiegare le ragioni che ci hanno visto portare in aula un provvedimento, secondo noi, urgente. Insomma, su cui vogliamo avere anche la loro condivisione e magari vedere di trovare anche correttivi e suggerimenti che loro ci possono proporre. Mi sembra che però tutto ciò che c'era stato indicato precedentemente sia stato calato, almeno con le risorse che avevamo disponibili a 15 giorni fa, quando siamo andati in Consiglio. Oggi c'è un confronto serrato con il Governo e con la Comunità Europea che potrebbe mettere in gioco altre risorse ancora più importanti e quindi su questo sono certo che troveremo una via comune di intenti.